Se stai cercando un consiglio prima di acquistare un nuovo tablet Android, hai trovato il video giusto. Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Nei prossimi minuti vedremo quali sono i migliori tablet in circolazione all'inizio del 2019. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Se volete un consiglio secco e diretto su quale tablet acquistare in questo inizio 2019, per quanto mi riguarda non ho dubbi. Qui i9 Pro è il miglior tablet come rapporto prezzo-prestazioni in circolazione in questo momento. Se ricordate, se seguite il canale, sapete che ho dedicato a questo tablet due video in passato, un unboxing e una review completa, quindi vi rimando a quel video per tutti i dettagli. Trovate il link seguendo l'icona che trovate qua sopra in alto. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, siamo davanti a un display da 8.4 pollici, quindi un formato compatto poco ingombrante. Si tratta di un IPS con risoluzione da 2560x1600 pixel, che spalmati sulla diagonale da 8.4 pollici ci danno 359 dpi. Che cosa significa? In soldoni, che i testi sono sempre estremamente ben definiti e leggere sopra a questo Huawei i9 Pro è veramente un piacere. A motorizzare tutto c'è una CPU Helio X20, un deca-core affiancata da una Mali T880 da 850 MHz come GPU. Come vanno questi due processori? La CPU va decisamente bene per surfare sul web, per consultare i social network, ripeto, per leggere, che è una delle cose che io faccio più spesso. Ci si trova molto molto a proprio agio, è sempre tutto davvero molto scattante e veloce. Ho fatto anche qualche gioco 3D, sì, girano bene, non ci sono grossi problemi. La GPU invece è un pochino più debolina, quindi questo tablet, nonostante, ripeto, io l'abbia utilizzato anche per qualche sessione di gaming poco impegnativa, non è esattamente un tablet per i videogiocatori, ma per tutte le altre attività, per quanto mi riguarda, le performance ci sono e non ci deluderanno. Ci sono 3 GB di RAM DDR3 on board e la possibilità di inserire una SIM per avere anche la connettività 4G LTE ed eventualmente anche telefonare. Però, come ho già detto, se utilizziamo un tablet di questa portata per telefonare non sarà proprio uno spettacolo bellissimo, risulterà una cosa un pochino comica per chi ci guarda. L'audio è un po' il punto debole di questo device, appunto perché c'è solamente uno speaker mono, quindi non è mai particolarmente pompato ed è sempre abbastanza piatto. Fortunatamente c'è il jack per le cuffie, quindi basta mettere un paio di cuffiette per godere di audio a buona qualità. Il wifi è in 811 AC, quindi la specifica più recente nel momento in cui registro questo video, che chiaramente è retrocompatibile anche con tutte le altre reti wireless. La batteria da 5000 mAh e senza infamia, senza lode, copre tranquillamente tutta la giornata di utilizzo standard e ci porta anche alla serata inoltrata senza grossi problemi, anche guardando video, utilizzando in modo abbastanza intenso, quindi sicuramente plauso per il lavoro di ottimizzazione che è stato fatto. La porta è un USB Type-C, quindi nuovo tipo di connettore, quindi potremmo utilizzare un caricatore solo, quello del cellulare, anche per il nostro tablet. Per quanto riguarda il sistema operativo on board, siamo davanti ad Android 8.0 in una versione finalmente molto pulita, non ci sono fronzoli, non ci sono troppe schifezze aggiuntive, siamo davanti fondamentalmente ad Android stock 8.0 e per quanto mi riguarda questa è una cosa veramente molto importante. Quando i ragazzi di Gearbest mi hanno detto che me l'avrebbero spedito in prova, ho storto un po' il naso perché non mi aspettavo un granché. In realtà si è rivelato davvero un ottimo tablet. Io lo sto utilizzando da qualche mese ormai, da quando ho pubblicato la review sul canale, lo sto utilizzando con una buona costanza e ho confermo sicuramente l'opinione che avevo già espresso al momento della registrazione dell'approfondimento dedicato. Questo tablet è veramente molto buono, nonostante pronti alla bomba costi solo 125 euro, quindi è un tablet considerato di fascia economica che però per quanto mi riguarda funziona veramente bene e è veramente apprezzabile e ci conferisce il massimo rapporto prezzo-prestazioni per quanto riguarda i tablet Android. Trovate il link per acquistarlo nella descrizione del video qui sotto. Se per qualsiasi motivo questo Qi non vi dovesse piacere oppure steste cercando un tablet con una diagonale un pochino più alta, la mia seconda raccomandazione va a Huawei MediaPad M5. Si tratta di un tablet con diagonale da 10.8 pollici
che eroga sempre la stessa risoluzione altissima, quindi 2560x1600 pixel, che spalmati sulla diagonale danno una risoluzione di 280 dpi. In questo caso a motorizzare il tablet Huawei ci pensa un processore Kryn 960 affiancato da una Mali G71 come GPU. Sono componenti di fascia un pochino superiore rispetto a quelli che abbiamo trovato nel Cui citato poco fa, e che quindi ci garantiscono uno spunto in più anche in caso volessimo fare dei videogiochi un pochino più impegnativi e dovessimo richiedere delle performance superiori. In particolare ci sono anche 4 GB di memoria in formato DDR4, quindi più veloce di quella del dispositivo precedente. Ci sono anche qui 32 GB di storage on board, espandibili tramite scheda micro SD fino a 128 GB. Il Wi-Fi anche in questo caso arriva alla specifica 802.11ac retrocompatibile, mentre invece per quanto riguarda la batteria ne troviamo una da 7500 mAh. Anche in questo caso il connettore è USB Type-C, mentre per quanto riguarda il software troviamo Android 8.0 appesantito però dalla skin, oppure dall'interfaccia MIUI, non so bene come si dica di preciso, sviluppata da Huawei. Ne avremmo fatto volentieri a meno, come sapete sono sempre molto critico per quanto riguarda le skin aggiuntive, ma tant'è. Si tratta sicuramente di un tablet di fascia superiore rispetto a quello che abbiamo citato in apertura, aspetto che si riscontra indubbiamente anche nel prezzo di listino, che è sensibilmente più elevato. Per portarselo a casa infatti sono necessari quasi 300 euro, nonostante il forte sconto rispetto al prezzo di listino applicato un pochino da tutti i rivenditori, quindi 300 euro a fronte del quale però dobbiamo notare che manca qui il supporto per la connettività LTE 4G, quindi questo è un tablet che funziona solamente su Wi-Fi. Però se la cosa non vi interessa e volete spendere un pochino di più per un tablet che sia più performante e abbia una dimensione più grande come diagonale, questa secondo me è un'ottima scelta. Tra l'altro ho fatto un po' di ricerche anche su The Wirecutter, che è la divisione specializzata in elettronica, e nel consiglio alla comparazione dei prodotti del New York Times viene raccomandato come miglior tablet. Stesso giudizio viene riportato anche da Amazon, quindi non sono il solo ad aver espresso un parere sicuramente molto positivo per questo tablet Huawei. Se vi interessa acquistare questo MediaPad M5 trovate il link nella descrizione del video qua sotto. Personalmente non mi sento di consigliare a nessuno di spendere oltre 300 euro per un tablet, per il semplice motivo che già avendo uno smartphone a disposizione, ce l'abbiamo un po' tutti, il tablet finisce poi per essere qualcosa che lasciamo sul tavolino che utilizziamo occasionalmente, quindi sostanzialmente andremo a spendere un sacco di soldi per qualcosa che utilizzeremo in modo abbastanza sporadico. Se però siamo sicuri, abbiamo delle buone convinzioni, sappiamo che lo utilizzeremo molto, ci sono sicuramente alcuni ottimi tablet anche nella fascia di mercato più alta. In particolare, se cerchiamo il meglio del meglio, in questo momento probabilmente è Samsung Galaxy S4 Tab. Attenzione però, perché si tratta di un gioiellino che costa tra i 550 e i 600 euro, quindi sono davvero un bel investimento per un tablet. Ci sono sostanzialmente due modelli sui quali possiamo orientarci: o l'S4, che è la versione più recente al momento in cui registro questo video e che appunto parte da 550-600 euro, oppure la generazione precedente, S3, che è comunque un ottimo tablet con un processore molto veloce, uno schermo veramente bellissimo, ho avuto modo di provarlo di persona ed è veramente stupendo, si nota chiaramente la differenza rispetto agli altri tablet, e che in questo momento, essendo un modello comunque un pochino più vecchiotto, si trova ad un prezzo decisamente più ridotto, che orbita attorno ai 430-450 euro per il modello con connettività LTE. Se vi interessano questi due modelli, trovate i link per acquistarli qua sotto nella descrizione del video. All'estremo opposto troviamo i tablet ultra budget, in particolare i tablet molto economici. In questo momento io personalmente ne starei davvero a lontano, non fosse altro perché per 120-130 euro possiamo portarci a casa il Cui i9 Pro, che ho descritto in apertura e che è veramente un ottimo tablet che ci può dare buone soddisfazioni nonostante il prezzo sicuramente ragionevole. Per chi però volesse spendere a tutti i costi ancora meno, la mia scelta, la mia raccomandazione va al Fire 7
pollici di Amazon, Fire 7 di Amazon. Si tratta di un modello ormai vecchiotto perché è uscito nel 2015, però costa solamente 60 euro, e nonostante non ci si deve aspettare un granché, perché comunque siamo davanti ad un tablet che è lento, ha uno schermo di risoluzione abbastanza bassa, è piuttosto pesante, è piuttosto piccolino, insomma è un tablet da 60 euro e si vede in tutto e per tutto, può comunque garantirci l'esperienza di uso migliore in questa fascia di prezzo. Il nuovo modello invece, l'HD 8 sempre di Amazon, è uscito da poche settimane dal momento in cui registro questo video e viene proposto ad un prezzo di 100 euro. Francamente tra i 100 euro di questo Fire 8 HD e i 120-130 del Chewy che vi ho segnalato in apertura, personalmente non ho dubbi, scelgo il Chewy tutta la vita. Però se siete molto dentro l'ecosistema di Amazon, utilizzate molto le funzionalità Kindle e vi serve qualcosa, vi piace per mille motivi l'interfaccia personalizzata dei Fire rispetto allo stock Android, può essere comunque una buona soluzione da valutare. Trovate il link per acquistarlo nella descrizione del video qui sotto. Bene, la mia raccomandazione per i migliori tablet dell'inizio 2019 si conclude qui per un semplice motivo: i grandi produttori sembrano aver ormai abbandonato questo mercato perché l'interesse dei consumatori si è ormai spostato dai tablet verso gli smartphone con la diagonale sempre più grande, oppure verso i convertibili Windows che offrono anche la possibilità di funzionare come PC ed essere utilizzati tramite una tastiera. Per quanto mi riguarda però, ritengo che ci sia ancora tanto valore nei tablet Android, soprattutto se riusciamo a trovarne uno ad un punto di prezzo ragionevole come quelli che vi ho descritto. Bene, da Zanni di Turbolab.it è tutto. Se il video vi è piaciuto ti chiedo di cliccare mi piace sul pollicione qua sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi ti ringrazio davvero in anticipo se lo farai. Per essere informato invece ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul pulsantellone rosso, iscriviti e sulla piccola campanella che si trova di fianco. Al prossimo video, ciao!